Questo programma è offerto da un'impresa. Salve a tutti, ben trovati ad una nuova edizione dello speciale TG Economia, format di approfondimento, il telegiornale economico di Giulì Italia, nuova trasferta romana in quelle di Via Veneto, all'auditorium dove un'impresa darà le sue proposte alla politica italiana, in maniera particolare al nuovo esecutivo che uscirà dalle urne il prossimo 4 marzo. Presidente Ferrara, 5 anni con l'Italia al centro, oggi incontrate la politica italiana, che cosa gli dirite? Fondamentalmente nel documento programmatico di un'impresa intitolato 5 anni con l'Italia al centro ci sono una serie di proposte da sottoporre all'attenzione degli organi politici in vista delle elezioni del 4 marzo. Chiaramente all'interno del documento sono contenute tutta una serie di proposte relative al fisco, all'internazionalizzazione, idee innovative sul turismo, il rilancio turismo e sport. Queste proposte che sono state racchiuse nel documento contengono delle indicazioni importantissime, indicazioni che tra l'altro nascono dalla effettiva analisi delle problematiche delle aziende dai territori e nei territori. Quindi non sono delle proposte calate assolutamente dall'alto, ma sono delle sintesi e delle soluzioni ai problemi sollevati dai territori e dalle piccole e medie aziende che noi rappresentiamo. Ci auspichiamo che chiuse le urne vengano prese in considerazione e che di fatto ci assicuriamo soprattutto un governo duraturo che sia capace di fare delle leggi e delle leggi efficaci per ridurre drasticamente la pressione fiscale, per garantire alle aziende più credito e di conseguenza favorire l'internazionalizzazione più lavoro. L'area di disagio sociale, 9 milioni di persone a rischio di povertà, deve essere assolutamente assottigliata. Questo lo si può fare solo garantendo un taglio e l'onerosità appunto delle assunzioni per garantire l'occupazione duratura e stabile e non precaria. È meglio se si tratta di interventi strutturali e non una tantum, e non siamo assolutamente d'accordo con forme di sussidio che di fatto alimentano l'assistenzialismo e non producono benefici. Non si possono lasciare le persone nello stato in cui vivono, cioè nello stato di povertà. Questo è il nostro auspicio, questo è il documento che consegneremo alle forze politiche e ci si augura, ma veramente per la crescita delle micro, piccole e medie aziende per l'intero territorio nazionale, che venga preso in considerazione. Claudio Pucci, vicepresidente un'impresa, oggi l'associazione di categoria si confronta con la politica italiana, diciamo le regole sono rimaste un po' quella di defiscalizzare e sburocratizzare, questo è l'allarme che lanciate voi al nuovo esecutivo. Ma sostanzialmente partiamo dal presupposto che non in tutti questi anni, in questi ultimi anni, per cui ci sono state anche diverse promesse, no, che vanno in questo senso, cioè dire diminuire il carico di burocrazia per le imprese, ma soprattutto diminuire il carico fiscale, in realtà poi ci siamo trovati di fronte a un niente di fatto. Anche se a fronte di questo invece ci sono state delle importanti degli importanti risultati che potevano essere in qualche modo presi a base per questi elementi, cioè dire la rottamazione delle cartelle esattoriali, l'entità delle somme che pare siano state incassate dalla lotta all'evasione, che però non sono andate nel verso giusto, cioè dire le imprese continuano ad essere tartassate da un punto di vista fiscale e da un punto di vista burocratico. Questa è la sostanza e questo è quello che oggi chiediamo, con un programma fatto di pochi punti,
fatto soprattutto di buon senso, che non fa una sterile discussione soltanto su flat tax sì, flat tax no, perché questo significa non voler dall'inizio fare niente. Ecco, quindi questo è il nostro punto di vista sulla situazione attuale e sul grido di allarme che lanciamo in materia fiscale al governo, al nuovo governo che si insiederà dopo le elezioni del marzo. Ma cos'è che manca effettivamente nell'infrastruttura delle PMI, soprattutto al sud? Ma cos'è che manca? Allora, intanto diciamo che manca un sostegno statale, un sostegno delle istituzioni, perché in realtà le imprese, ma soprattutto le piccole imprese, sono completamente lasciate al loro destino. Sono state fatte delle riforme importanti, che però sono andate sempre nei confronti a vantaggio della grande impresa, anche Industria 4.0, che di per sé è una riforma molto importante per l'Italia, sostanzialmente riguarda da vicino le piccole e medie imprese, ma non le supporta così come supporta le grandi imprese, anche perché onestamente le piccole e medie imprese hanno di per sé, sin dalla loro origine, una base molto fragile, che è fatta sostanzialmente dell'imprenditore, della famiglia, ecco, quindi le piccole imprese familiari che non possono avere delle strutture amministrative, delle strutture gestionali a supporto. Ed anche per questo noi chiediamo che vengano fatte delle norme che in qualche modo portino ad una forte aggregazione della piccola e microimpresa. Un'impresa oggi si confronta con la politica nazionale, sono tanti i temi, ma in maniera particolare si lanciano allarmi a quello che sarà il nuovo esecutivo. Sì, sicuramente. Noi oggi proponiamo quello che riteniamo sia più giusto, poter dare una ripresa economica, che è sicuramente una delle cose fondamentali che in Italia è fortemente necessaria. Con le nostre proposte riteniamo che, come ho appena detto, si possa dare un input diverso e un nuovo vigore all'economia. E speriamo che la politica colga benevolmente al più presto, insomma, noi siamo sempre disponibili a un dialogo e all'apertura totale alla collaborazione col mondo della politica. Oggi verrà fuori sicuramente questo. Le parole d'ordine ovviamente sono sempre sburocratizzare e defiscalizzare. Sì. Fuori di dubbio, queste sono le parole d'ordine, perché in un'economia sana sburocratizzare e defiscalizzare sicuramente aiuterebbero moltissimo le imprese, oltre a tante piccole e grandi iniziative che servono a un'economia, ripeto, che possa progredire velocemente. Queste, come tante altre proposte, ripeto, oggi saranno all'attenzione di tutto il mondo della politica, e ci auguriamo che con un nuovo anno sia una nuova ripresa economica per tutta l'Italia. Ma lasciar dire, l'internazionalizzazione delle imprese, un'impresa bisogna prima nazionalizzarsi, prima che pensare ad internazionalizzare. Beh, sicuramente è importante per le aziende organizzare i fattori interni per poter essere poi efficienti sui mercati internazionali, quindi acquisire quelle competenze base che servono per poi poter operare in maniera efficace. Come settore, che cosa chiederete al nuovo esecutivo? Ma soprattutto quello di continuare sul lavoro fatto in questi ultimi anni, dove si è puntato a far crescere le aziende con una serie di progetti e di programmi di supporto che hanno portato dei discreti risultati, anche per sfruttare la positiva contingenza internazionale. Presidente Giannola, 5 anni con l'Italia al centro, un'impresa detta un po' le esigenze delle PMI italiane alla politica, ma secondo lei che cosa dovrebbe fare il nuovo esecutivo per riqualificare il sistema paese? Ma il nuovo esecutivo dovrebbe in qualche modo valutare con molta attenzione le cose fatte purtroppo solo nell'ultimo anno, quindi non è che il nuovo esecutivo può giustamente dire che il vecchio esecutivo, i vecchi esecutivi hanno fatto dei disastri, l'austerità espansiva che si è dimostrata un crollo per l'economia
con un peggioramento di tutti gli standard finanziari, e riflettere con molta attenzione su un fatto: che pochissime cose ancora da attuare, ma già in qualche modo delineate, che hanno rimesso al centro dell'attenzione parzialmente il Mezzogiorno, hanno determinato a livello nazionale e locale un'inversione delle tendenze. Su questo, secondo me, è il nodo centrale. Ora, il Mezzogiorno è fatto di cosa? Di piccolissime imprese che vanno salvaguardate, che hanno subito un processo di selezione selvaggio in questi 7 anni di austerità, per così dire, e quindi il nuovo esecutivo deve, da un lato, avere chiaro quello che è la strategia paese e capire che nella strategia paese oggi il sud è l'elemento, la frontiera dinamica che può tirar fuori il paese da questa specie di crescita all'1,5, all'1,3% che serve a poco o niente dal punto di vista della rigenerazione sociale e del consolidamento anche di un senso di appartenenza e quindi di un ruolo nell'Unione Europea. Il nuovo esecutivo deve, per esempio, realizzare con molta rapidità la clausola del 34% della spesa in conto capitale, tenendo conto che quando il pubblico investe in modo accorto e seguendo una strategia, il privato lo segue e fa a sua volta gli investimenti. Il caso della Campania o del Mezzogiorno, quest'ultimo anno e mezzo, è un esempio di reattività e di capacità di resistere all'assedio della crisi, purché ci sia qualcosa che dia una luce in fondo al tunnel. Il nuovo esecutivo dovrebbe attrezzare i porti per far sì che la grande rendita della quale noi non godiamo assolutamente, ma che potenzialmente è la nostra rendita, possa in qualche modo affiancare e superare il Made in Italy nel nostro rapporto con il resto del mondo. Finché non si chiariranno le idee intellettualmente e onestamente dal punto di vista della loro traduzione in politica, credo che galleggeremo dicendo che stiamo nella ripresa, una ripresa che vede un aumento dell'occupazione precaria, i salari, diciamo, a livello di fame, e i giovani che se ne vanno. Questo deve capire il nuovo esecutivo, che deve invertire con molta fretta questa tendenza, e alcuni elementi e indicazioni molto precise ce le abbiamo, quindi deve lavorare, continuare e fare un disegno più chiaro, più onesto e di verità al nord e al sud. Quindi poche storie sull'autonomia fiscale del nord, perché va a sbattere come è andata a sbattere in questi ultimi 7 anni, più coerenza di un disegno nazionale che serve al nord e al sud, partendo proprio dal sud. Onorevole Rosato, un'impresa oggi ha lanciato delle proposte a cui la politica ovviamente non può trascurare. No, proposte molto interessanti, peraltro molto in linea con quanto abbiamo nel nostro programma, molto in linea con quanto fatto. Infatti nel documento di un'impresa ci viene riconosciuto al governo Renzi, al governo Gentiloni, di aver lavorato nella direzione che loro immaginano, sulla riduzione fiscale, sulla semplificazione fiscale, sugli investimenti, sul turismo, pezzo importante dell'economia nazionale su cui si può fare molto di più, ma su cui in grandi passi sono stati fatti in questi anni, su un sistema sanitario che funziona. L'aumento della spesa sanitaria è stato un aumento importante in questi anni e questo ha una ricaduta sulla qualità della vita, ma anche sulle prestazioni che il nostro sistema paese offre in generale. Insomma, è un percorso di comunanza che io credo sia un percorso positivo e che affrontiamo anche con la consapevolezza che il rapporto più stretto tra politica e mondo delle imprese nella programmazione e nella progettazione sia un rapporto proficuo per il sistema Italia. Le parole d'ordine ovviamente restano defiscalizzare e soprattutto sburocratizzare. Le parole d'ordine restano soprattutto fare quello che si dice, perché queste parole vengono usate da tutti. Noi le cose le abbiamo fatte, abbiamo diminuito di 31 miliardi e mezzo la pressione fiscale in questo paese, 1,5 di PIL, e quindi quando diciamo che ridurremo le tasse vuol dire che abbiamo già dimostrato di saperlo fare, e quindi lo continueremo a fare con la forza di un partito che non promette cose irrealizzabili ma che fa le cose che dice.
Presidente Pacini, oggi un'impresa ha parlato con la politica, ha lanciato delle idee, delle proposte per la prossima legislatura, ma che cosa bisogna fare effettivamente per trascinare fuori le imprese dall'impasse che ancora esiste? Beh, noi siamo intanto l'ente nazionale per il microcredito, che è un'istituzione pubblica. Non facciamo politica, diciamo, partitica, ma facciamo politica per il lavoro e politica sociale. Il mandato che i governi ci hanno affidato insieme ai parlamenti è quello di togliere un disagio che è oggi la disoccupazione e la non bancabilità e trasformarla in una utilità per il nostro paese. Abbiamo creato da questo disagio, percorrendo l'ultimo miglio, che è quel territorio che divide il bisogno dalla sua soddisfazione, abbiamo tolto dalla povertà molte persone, abbiamo fatto delle imprese, nell'ultimo anno oltre 1000 imprese sono nate da una fascia di disagio senza default, con un effetto leva di 2,43 posti di lavoro e con un'erogazione di oltre 20 milioni di euro. Quindi un problema, siamo riusciti a trasformarlo in un'utilità, quindi un disoccupato che è un costo per lo Stato oggi è un consumatore, un contribuente sano e un cliente sano per le banche. Quindi questo è il grande successo del microcredito in Italia. Questo programma è stato offerto da Un'impresa.